Ecco qui le papere. Oggi per l'esclusiva di Teleradio Cinghiale Stereo Network abbiamo una coppia di papere. Le papere e le galline ci salveranno da questa catastrofe che dovrà arrivare nel dicembre del 2012. Torneremo alle papere e alle galline. E ai galli. Dovrebbe essere anche un maialetto qui da qualche parte, che arrostito non farebbe niente male. Anche queste papere, non so se avete avuto modo di assaggiare l'uovo di papera, è una vera e propria specialità. Ovviamente bisogna essere forti di stomaco per aderire a questo tipo di prodotto. L'uovo di papera fritto. A tale proposito ci ricordiamo di quando, nei lontanissimi anni 90, ai tempi delle guerre puniche, andavamo su in montagna dove c'era la postazione delle antenne 2000, dove c'è ancora, a regolare, ad aggiustare frusci e rumori vari che venivano da disturbi, dato che trasferivamo i segnali in frequenze, non potevamo permetterci un ponte di trasmissione decente, e avevamo vicino lì anche orde di cinghiali che giravano intorno a quell'antenna. Ieri 25 ottobre, dopo tanto tempo, abbiamo realizzato una piccola clip con il mio amico Oscar De Rossi e mi piace oggi ricordare quella registrazione che abbiamo fatto oggi, ieri, scusatemi. Dove a nostra insaputa abbiamo registrato con un vecchio registratore Philips che aveva una funzione in automatico che permette di registrare sulle cassette già registrate. Praticamente la nostra voce si è trovata con sottofondo delle registrazioni che c'erano prima su quella cassetta. È stata un'esperienza molto particolare, la dovrò far ascoltare a un amico Oscar per rendere conto di quello che abbiamo fatto a nostra insaputa. Ho fatto un giro fino a Bisignano e durante la strada, lungo la strada, abbiamo registrato un po' della nostra storia. Ecco qui il gallo. Ricordiamo che queste papere e i galli sono in una nota zona di San Marco Argentano, non facciamo nomi per non creare pubblicità, soprattutto per non far venire persone losche a fare rapine, come già hanno fatto in queste località. Le papere sono contente della nostra presenza. Come sentite, ci fanno sentire tutta la loro solidarietà. Credo che anche le papere e i galli, come i cani, abbiano la sensibilità di capire quando sta per arrivare il terremoto. È impossibile prevedere i terremoti, ma caso strano i cavalli e i cani diventano idrofobi un po' prima degli eventi tellurici. Mi chiedo come mai non si è mai pensato di mettere dei cani o di seguire quello che fanno i cani per capire quando il nostro pianeta si incazza e ci dà questi scossoni che poi provocano danni anche morti stesse in molte zone del nostro territorio, ma purtroppo soprattutto anche a livello nazionale.